Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come al solito vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanellina delle notifiche. E come vedrete dal titolo, oggi vedremo le migliori offerte del Prime Day lato tech. Vi lascio inoltre tutti quanti i prodotti in descrizione, sì lo so sarà una mazzata. In aggiunta anche il link per accedere immediatamente ad Amazon, perché vi ricordo che questo è l'ultimo giorno, 17 luglio, per approfittare di questo Prime Day. Se no ormai ci vediamo al prossimo anno. Ed iniziamo subito perché voglio parlarvi velocemente di tutte le migliori offerte secondo il mio punto di vista, così che poi potete correre subito su quella piattaforma. Prima di iniziare però voglio parlarvi anche di iPhone 15, anche se non è in sconto Prime Day, e ci mancherebbe altro anche perché è già scontato tantissimo. Infatti passa da 999 euro a 749 euro. Per prima cosa vi parlerò di tutta la categoria Apple. Innanzitutto abbiamo un iPad Pro del 2022 che passa da 959 euro a 739 euro. Ben 220 euro di sconto, che per Apple è tantissimo. Apple Pencil di seconda generazione, tra l'altro questa qui, magnetica, che si ricarica via wireless, che passa da 125 euro a 95 euro e 94. Apple Watch SE, secondo me il miglior smartwatch anche a qualità prezzo per la categoria Apple, e passa da 339 euro a 292 euro. AirPods Pro di seconda generazione, che ricordiamo sono usciti nel 2021, però sono ancora l'ultimo paio di AirPods uscito, dal prezzo originale di 279 euro a 203,20 euro. Adesso invece parliamo leggermente della categoria Google. I due top di gamma di quest'anno, quindi Pixel 8 Pro da 768,89 euro a 718,99 euro, e la versione leggermente più economica Pixel 8 A da 499 a 473,99 euro. Passiamo ora alla categoria Samsung. Linea S 24 Ultra da 1599 a 1399, è comunque ancora tantissimo alto il prezzo, ma dovete anche considerare che è l'ultimo prodotto uscito top di gamma, e questo invece è uno sconto nucleare davvero, perché sto parlando di una TV 70 5 pollici 4K Ultra HD che passa da 1599 a 999 euro. Parliamo ora invece del reparto Nothing Ear A da 89 euro a 76,94 euro. Ve le consiglio perché a questo prezzo sono davvero eccezionali, ma se volete risparmiare ancora di più abbiamo le Buds CMF, sempre by Nothing, che dal prezzo di soli 37,81 euro arriva a 29 euro. Dedichiamo anche un po' di spazio alla marca Logitech, il fantastico mouse G502 da 85,50 euro a 78,84 euro, ed infine tastiera Logitech per iPad base 7, 8 e 9 generazione da 81,42 euro a 66,49 euro. Aggiungerei anche un piccolo gadget molto interessante che ho anche qui davanti a me, dove veramente potete caricare qualsiasi cosa, dall'iPhone, le AirPods all'Apple Watch, da 39,99 euro ai soli 32,58 euro. E concludiamo con prodotti proprio di Amazon, che sono poi anche quelli più scontati. Amazon Echo, assistente che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, da 119,99 euro a 74,99 euro. E se volete l'ultimo modello uscito, Amazon Echo Spot del 2024, da 94,99 euro a 54,99 euro. Bene, spero che vi sia stato d'aiuto con questa piccola guida all'acquisto, ed inoltre anche io ho acquistato qualcosina che vedrete nei prossimi giorni. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! We'll be right back.